fa, avevo un vecchio gruppo prima di Blue Shoe Strings, ha fatto un mini tour a Londra, quindi più o meno a marzo, aprile 2012. Io vivo là al momento, in quel momento lì, e facevo altre cose e ci siamo incontrati lì, sono andato al loro concerto, parlando, insomma, c'era interesse di fare qualcosa di nuovo, di provare nuove sonorità, insomma, cambiare proprio progetto. E quando sono tornato, quindi pochi mesi dopo, io ho subito accettato questa sfida e sta andando piuttosto bene. Devo dire una cosa sul concerto di Sherwood. Allora, abbiamo deciso di fermarci per un po'. Adesso questo è l'ultimo concerto per questi mesi qua, che dopo dobbiamo preparare il disco, che entriamo in studio intorno a novembre, quest'anno qua, insomma, e verrà poi con le auto. Dato che è autoprodotto anche questo, bisogna vedere se verrà anche distribuito. Ecco. E quindi probabilmente nell'inizio dell'anno prossimo usciamo di nuovo con un nuovo disco totalmente nuovo, diverso, con sonorità più moderne possibili, ecco. Blue Shoe Strings prende il nome da c'è una canzone di Bob Dylan, Highway 61, che in una parte del testo, dato che Highway 61 era proprio il posto dove Robert Johnson, insomma, aveva venduto l'anima al diavolo, c'è una parte del testo di Bob Dylan che dice proprio questa frase qua di Blue Shoe Strings, cioè la tipa che vendeva, insomma, Fertile Red White Blue Shoe Strings. Sì. Diciamo, il nome suona bene, detto velocemente, Blue Shoe Strings suona bene, diciamo, dai. Un po' blu. For a Bottle of Coke è il primo, allora, Son House, che era un bluesman degli anni, proprio, c'era una leggenda, perché era quello che era sparito insieme a Robert Johnson e a Willie Brown, se non mi sbaglio, è sparito nei delta del Mississippi, sì. E dopo, ritornando, cioè Robert Johnson era morto, ha negato, vuol dire. E, insomma, Son House registra per chi cazzo doveva registrare? Non era per Alan Lomax, no? Forse era per Alan Lomax, non mi ricordo. E registra tutti i suoi brani, perché lui aveva delle tecniche caratteristiche sulla chitarra, era un bluesman proprio particolare, perché era molto cristiano, nello stesso tempo assassino, cioè direi col coltello, insomma, sì. E registra sti brani per una bottiglia di Coca-Cola fredda. Fredda. La voleva fredda. Sì. E quindi ci ispirava e dicevamo, abbiamo detto che, beh, disco autoprodotto, lo vendiamo For a Bottle of Coke a sto punto.